Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Torniamo a parlare di una lettura per due, ovvero il progetto in condivisione con Claudia del canale Lise Legge, Lise Viaggia, in cui affrontiamo letture che sostavano da un po' sui nostri scaffali e le leggiamo nello stesso periodo e poi veniamo qui a parlarvene. Quest'oggi ho veramente tantissimo da dire, cercherò di essere sintetica perché altrimenti stiamo qui fino a domani. Perché ho molti pensieri sulla lettura che abbiamo affrontato durante il mese di ottobre, che è L'eredità delle idee di Caterina Tukova o Tuciova, ho anche sentito, quindi insomma prendete con le pinze la mia pronuncia, sottotitolo Una misteriosa storia dei Carpazi Bianchi, titolo edito Keller Editore che come sapete ormai ricorre qui su questi schermi molto spesso, casa editrice di cui ho già letto un bel po' di titoli e che secondo me ha una linea editoriale e delle scelte veramente super interessanti. Perché dico che ho tante cose da dire su questo libro? Perché è uno di quei titoli di cui avevo sentito parlare solo bene, solo molto bene, principalmente dalle persone che seguo, che comunque conosco. Questo titolo è stato recensito come un capolavoro. E quindi mi sono, devo dire, approcciata a questo libro forse con delle aspettative anche non del tutto, non so come dire, realistiche forse in alcuni punti. Allora, partiamo dal fatto che secondo me questo libro affronta un tema interessantissimo in generale e in particolare per la zona in cui è ambientato. Quindi il tema della cosiddetta caccia alle streghe, diciamo così, non solo in epoca passata, nei secoli passati, ma della persecuzione in età moderna, diciamo, da parte degli organi istituzionali di donne che facevano sostanzialmente le guaritrici, queste cosiddette dee che vivevano appunto nei Carpazi Bianchi, nella regione tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, e che avevano dei poteri particolari e una tale connessione con la natura per cui erano delle guaritrici a cui le persone si rivolgevano per tutta una serie di cose, che si trattasse di rimedi naturali per problemi fisici o che si trattasse di rimedi più legati a problematiche psicologiche o insomma a tormenti di qualsiasi tipo, queste idee erano il punto di riferimento per tantissime persone rispetto invece alla medicina tradizionale. Quando appunto il regime comincia a indagare su di loro, cerca anche talvolta di accusarle di eventi che non sono mai accaduti in modo da neutralizzare il loro potere e screditarle e poi punirle in vari modi. La protagonista della storia è Dora, è una donna quarantenne, che è cresciuta insieme ad una di queste dee, che era sua zia, detta Surmena. Surmena era una delle dee più conosciute, più potenti, le persone arrivavano da tutte le parti del paese per essere, insomma, per avere un appuntamento con lei. E Dora ha non solo scritto la propria tesi di laurea sulle dee, ma sta intraprendendo un nuovo studio su tutta una serie di documenti in vari archivi di Stato per capire cosa sia successo nella sua famiglia, cosa sia successo a Surmena, perché Surmena ad un certo punto è stata rinchiusa in un istituto psichiatrico dove è morta in condizioni ovviamente tragiche e Dora non ha mai capito, dopo il loro ultimo incontro, che cosa le fosse veramente successo. Quindi seguiamo in parte la sua tesi di laurea, in parte gli studi, dei documenti che Dora sta cercando in vari archivi, perché poi lei si sposterà anche, andrà in Polonia, seguirà anche tutta una serie di documenti legati invece al nazismo, a come
alte cariche del nazismo in realtà erano coinvolte nell'opera delle idee, come si erano infiltrati in qualche modo nel paese. Quindi ci sono un bel po' di elementi sul tavolo. Comincio col dire che a me non è chiarissimo che cosa l'autrice volesse veramente fare con questo libro, quale direzione volesse profondamente prendere con questo libro, perché questo libro è composto da una parte romanzata e da una parte di finti documenti che però occupano veramente una parte molto consistente del libro. Quindi noi saltiamo continuamente dalla storia della protagonista, la storia della sua famiglia, la morte tragica di sua madre, il padre che l'ha uccisa, il rapporto di lei con suo padre e quant'altro, a pagine e pagine e pagine di documenti che secondo me rendono la lettura molto discontinua. Io ci ho messo tantissimo a leggerlo, tantissimo per i miei ritmi di persona che comunque ama ritagliarsi del tempo per leggere, perché ci ho messo 3 settimane abbondanti per un libro che è abbastanza consistente, ma insomma, che se mi fosse piaciuto in tutti i suoi aspetti, devo dire che credo lo avrei divorato. Invece avevo un po' questa riserva sul formato che è stato scelto, per cui la mia lettura andava molto in maniera discontinua. C'erano giorni in cui avevo voglia di prenderlo in mano fin dal mattino e vedere come procedeva la storia, e giorni in cui mi incagliavo malamente nella lettura, non riuscivo più ad andare avanti, trovavo pesanti tutti questi documenti da revisionare, diciamo, insieme alla protagonista, e in qualche modo questo faceva un po' calare l'entusiasmo. Complessivamente è un libro che mi è piaciuto perché mi ha aperto un sacco di porte, mi ha raccontato qualcosa che non conoscevo. Mi ha parlato della condizione femminile, appunto di questo ruolo, di questi personaggi, delle guaritrici che non conoscevo, quindi da quel punto di vista mi è piaciuto tantissimo, però ho fatto un po' fatica con lo stile scelto dall'autrice, quindi non ho capito se lei volesse andare fino in fondo con l'aspetto documentaristico, se invece volesse più questo racconto popolato di tutte queste donne, perché poi al di là della ricerca che Dora fa in particolare su sua zia Surmena, ma anche su altre donne del paese, poi c'è tutto un ventaglio di personaggi, di persone che lei va ad interpellare, a cui va a chiedere informazioni, quindi donne di tutte le età, donne perseguitate per la loro attività, ma anche affascinanti agli occhi di tutti. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuto da morire. Ambientazione, personaggi, filone narrativo, scelta insomma dell'argomento, mi sono piaciuti da morire. Quello che mi ha creato un po' di difficoltà sono principalmente due cose. La prima è appunto questo alternarsi di documenti e racconto, che secondo me in alcuni momenti rendono veramente la narrazione molto discontinua e anche un po' farraginosa, mi viene da dire, perché in alcuni momenti proprio io un po' mi ci perdevo tra tutti questi nomi date. E non capivo quanto questa cosa fosse veramente funzionale al racconto. Forse in alcuni momenti avrei voluto una narrazione un pochino più asciutta e sfoltita, ma un po' più dritta al punto. L'altra cosa è che ci sono degli elementi che io vi giuro vorrei, come dicevamo anche con Claudia, vorremmo parlare con qualcuno che ha amato questo libro dalla prima all'ultima pagina per chiedere che cosa può essere in qualche modo sfuggito alla lettura, perché ci sono degli elementi di questo libro che io non capisco perché siano stati messi lì, dei gesti, delle situazioni, delle intere scene in alcuni casi, che io non capisco, non ho ben capito perché siano lì, che scopo abbiano nella narrazione, che ruolo abbiano nel racconto. Mi hanno un po' confusa e quindi in alcuni momenti mi sono ritrovata anche un po' così spiazzata da alcune cose che venivano raccontate e a cui poi non veniva assolutamente dato seguito, perché non riuscivo bene a capire che ruolo dovessero avere nel racconto e come in qualche modo interpretarle. Quindi devo dire che è stato un pochino
faticoso in alcuni tratti perché proprio non riuscivo a capire dove l'autrice mi stesse portando. Io sono il tipo di lettrice che si lascia portare ovunque da un autore, da un libro che ama, nel senso che per me in primis c'è la fiducia per l'autore o l'autrice del libro e in qualche modo mi lascio veramente molto molto guidare e mi lascio raccontare la storia come l'autore l'ha pensata. Però dall'altro lato, nella lettura di questo libro avevo dei momenti in cui mi chiedevo perché questo elemento è qui e mi dicevo magari mi sarà utile dopo, però questo momento in cui riuscivo a collegare i pezzi non arrivava. Sicuramente, trattandosi di un libro così amato e così osannato, io ho la sensazione di essere io che mi sono persa qualcosa per strada. Quindi, tra l'altro, se qualcuno di voi ha letto questo libro, lo ha amato follemente, per favore, raccontatemi la vostra esperienza, perché per me è come se qualcosa fosse mancato. Anche il finale onestamente mi ha lasciata un pochino interdetta. Sul finale succede una cosa enorme che però viene spiegata in mezza pagina e cade un po' nel vuoto, quindi non lo so, è come se mi avesse lasciato dei grossissimi punti interrogativi nonostante lo abbia trovato una bella lettura, una lettura interessante con un sacco di spunti meravigliosi che racconta una storia che non conoscevo. Quindi sì, mi viene da dire che è come se io lo avessi amato, ma con la sensazione di non essere riuscita ad afferrare tutto. Quindi sarei molto curiosa se volete commentare qui sotto e raccontarmi qualcosa della vostra esperienza di lettura, perché io ho come la sensazione di aver tralasciato o perso qualcosa, nonostante io mi ci sia dedicata per tantissimo tempo, perché capirei se quella sensazione venisse da una lettura molto veloce e frettolosa, ma in realtà no, mi ci sono soffermata veramente tanto, per questo ho ancora di più questa strana sensazione di aver perso qualcosa. Quindi questo è in due parole o non proprio il mio parere, la mia esperienza di lettura con L'eredità delle idee. Fatemi sapere qui sotto appunto se voi l'avete letto, vi lascio qui sotto il link al video di Claudia che ha letto lo stesso libro, ci siamo un po' confrontate perché avevamo alcuni dubbi in comune, alcune impressioni molto simili, quindi vi rimando al suo video per vedere l'altra metà di questa lettura per due. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, come sempre per il vostro tempo, il vostro affetto, tutti i vostri commenti e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!